Mi sa che forse è il caso di aggiornare un po' la mappa. Pensaci The Web, un salutone dal Nabaccio e bentornati su Minecraft. Allora, ragazzuoli, molto bene, molto bene. Tanto per cominciare, per prima cosa ho due aggiornamenti da fare. Il primo è riguardante il livello degli iscritti. Perché questa settimana mi sono arrivati due messaggini molto interessanti riguardanti la zona del villaggio. Il primo me lo manda Matrix Q5 e mi scrive: Nabbo, per la prossima casa fai la casa del fabbro con mattoni in pietra, cobblestone, lava ed un camino. Mi sembra un'idea eccezionale. Non la faremo oggi, Matrix, perché oramai mi ero già un pochettino portata avanti, però sicuramente nel prossimo episodio è una cosa che farò più che volentieri. Di conseguenza, penso che Matrix Q5 entri di diritto nel libro degli iscritti. Episodio 43, Matrix Q5. Benvenuto nel gruppo dei ragazzacci. Aggiornamento numero 2 riguarda il Nabordomo. Ero qua che cercavo di rendere la sua postazione un pochettino più confortevole. Lì volevo mettere una torcia e lui si è preso in mano la torcia. A questo punto mi è venuta l'ignorantata. Gli metto lo smoking. Quindi ho fatto un'armatura di pelle nera e l'ho data. Se l'è messa addosso. E quindi abbiamo il nostro maggiordomo bello vestito e bardato con la candela in mano. Le ignorantate del Napo. Va bene. Fatto questo, direi che possiamo prendere le due mappe del caso. Una dovrebbe essere questa, però anche questa, e forse anche questa, non lo so. Sta anche venendo notte, quindi andiamo a dormire e poi aggiorniamo le mappe. Allora, partendo dalla prima mappa, direi che molto probabilmente aggiornamenti grossi non ce ne sono. Ho spianato un pochettino l'area, quindi non ci dovrebbero essere grossi grossi cambiamenti. Difatti, come potete vedere, è cambiata ben poco. Si vede solamente un angolino della casa di Mario. Passando alla seconda, che è questa, è successo qualcosa di un po' diverso dal normale. Sono cambiate parecchie cose. E non credo sia finita qua, perché come potete vedere sta modificando molto lentamente la faccenda, però molto significativamente, direi. La devo aggiornare tutta fino in fondo, sì, perché ho spianato un bel pezzo di roba. Quindi facciamo tutto quello che c'è da fare. Ci siamo quasi. Diciamo, ragazzacci, che in settimana volevo fare due diciamo migliorie estetiche alla zona e forse mi sono fatto prendere un pochettino alla mano. Diciamo, ho fatto tanto per cominciare questo vialetto con un'illuminazione molto semplice fatta a questa maniera con le lampade di glowstone e di redstone. E questo portale che sta un po' a significare l'ingresso a questa zona del villaggio. E purtroppo mi dispiace comunicarvi che Gervaso e Giampianto sono purtroppo morti. Ebbene sì, un baby zombie non si sa come, non si sa dove, non si sa da quale oscuro anfratto dell'universo è sbucato e li ha uccisi. C'è poco da fare. Tant'è che gli volevo dare degna sepoltura e quindi ho fatto la chiesa. Sì, credo che mi sia un po' scappata la mano, ragazzacci, parliamoci chiaro. Ho fatto questa chiesetta. Mettiamola così, dove entrando all'interno
abbiamo ovviamente un altare e un chierico village chiamato Dondolo. Ha un passato un po' triste alle spalle, è stato in prigione per aver dato fuoco alla chiesa precedente, speriamo che non bruci pure questa. Questa villager chierico ha una particolarità che, a parte per carne marcia, ci dà un bello smeraldo, che non è male. Per uno smeraldo ci dà 3 pezzi di luminite, quindi potenzialmente abbiamo luminite infinita. Ed è un bene, perché la luminite non è un materiale raro, però è un materiale complicato da ottenere. In più, il buon Dondolo è goloso di smeraldi. Se noi gli doniamo uno smeraldo esattamente qua sopra, e si apre un passaggio segreto che ci porta, ovviamente lui non lo sa, però qui nella cassa ci riprendiamo il nostro smeraldo e il passaggio segreto cade, si chiude. Qua sotto ci sono le catacombe, esattamente, dove il buon Gervaso e Giampianto riposano in pace. Non l'ho finita, parliamoci chiaro, perché quello che andremo a fare oggi sarà sfruttare questo spawner di scheletri per creare una farm di scheletri, di ossa alla fine, volendo esperienza e frecce. Quindi direi, bando alle ciance e discorsi, come sempre le mappe le teniamo un attimino in sospeso e iniziamo a lavorare. Quello che per prima cosa dobbiamo andare a fare è modificare la stanza. Il procedimento è lo stesso che ho utilizzato per fare la farm di zombie, solo che in quel caso mi si era un po' corrotto il salvataggio e quindi non ci hanno avuto la possibilità di farlo on camera, quindi cercherò di farlo adesso. Punto primo, dobbiamo allargarci di un blocco, quindi avere una distanza di 4 blocchi dallo spawner in tutte le direzioni. Non per tutta l'altezza della stanza, perché sopra lo spawner ci deve essere uno spazio di 2 e non di 3, e quindi dovrò abbassare il soffitto di un blocco. Ok, perfetto. A questo punto quello che devo fare è creare un sistema dove gli scheletri verranno raccolti e spinti tutti in questo punto. Quindi per poter fare questo devo abbassare ulteriormente il pavimento di 2 livelli e poi creare il sistema di raccolta con l'acqua. Fatto ciò, da ultimo ma non per importanza, dobbiamo fare un ulteriore scavo di un livello in modo da formare una sorta di zona dove l'acqua con 2 semplici secchielli verrà raccolta e spinta tutta quanta in un unico punto, e va fatto più o meno a questa maniera, cioè partendo dal secondo blocco allargarsi di uno fino ad arrivare a stringere. Non mi ricordo bene, mi pare di sì ma non sono sicuro precisamente. Non mi ricordavo bene, quindi ho provato. Praticamente adesso con 2 semplici secchielli d'acqua, uno qua e uno qua, qualsiasi mob spona verrà raccolto, spinto e gettato in quel punto lì precisamente. Ora qui sotto dovremo fare la stanza con il sistema di killing, e per fare ciò direi di abbassarsi di 3 livelli, anche 4, e iniziare a scavare facendo una, diciamo, stanza consona allo scopo. Molto bene. Allora, praticamente adesso cosa succederà?
gli scheletri da là dentro verranno portati, trascinati qui e andranno a finire in questo punto qua. Qui dovrò fare un sistema di raccolta drop con gli hopper e il sistema di killing. Per quanto riguarda il sistema di killing, ho pensato a un qualcosa di un po' particolare, e per fare per creare il sistema di killing avrò bisogno di alcuni cani. Di conseguenza, visto che ho un osso solo, direi di andare a prendere un po' di ossa e andare a cercare qualche cagnolino da portare giù di sotto. Direi che 42 ossa saranno più che sufficienti. Ora vediamo un po' di andare in qualche posto strano, particolare. Credo che in quella direzione là, cioè di là, ci sia, oltre un fiumiciattolo, ci sia una foresta dove nascono i cani. Quindi datemi un po' di tempo che vado a vedere se trovo qualche cagnolino e ci vedremo tra pochetto. Ecco il primo. Ciao caro, allora vieni, fatti prendere. Bravissimo, vieni con noi. Te sarai il primo, la prima belva satanica che si occuperà della morte crudele di tutti gli scheletri che si formeranno. E siamo a due. Ora ne vorrei almeno 4, diciamo sì. Con lui dovremmo arrivare a 3. Bravissimo. Tutti al collare rosso però, eh? Com'è sta storia? Allora, ho trovato anche il quarto cane, gli ho messo a tutti quanti il collarino nero. Se qualcuno non sapesse come fare, basta puntare il collare con un colorante qualsiasi e gli cambiate colore. Per quanto riguarda appunto il sistema di killing, quello che dobbiamo fare è scavare 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi manca un hopper. Maledetto il veleno. Allora, dimmi te cosa mi tocca fare. Ho fatto una fornace per cuocere 6 pezzi di ferro, potermi fare un caspita di hopper, però poi mi mancherà il legno, quindi devo andare a prendere legno per fare delle casse. Oh, povera me. Quindi abbiamo preso il legno, quindi con questo ferro e questo legno ci facciamo delle altre casse, perché ovviamente una sola non mi basta, quindi ne facciamo un po' e poi ci facciamo un bell'hopperazzo. E l'hopperazzo lo mettiamo esattamente qua, con qui davanti la sua bella doppia cassa, e tacchi, sbam, e il sistema di raccolta è a posto. Ora io qui volevo anche aggiungere una cosettina: con un pistone appiccicoso ed una leva, il pistone appiccicoso lo vorrei mettere qui così, con la leva dietro, ok, e un pesetto di roccia in modo da tappare il buco, così quando vogliamo questo lo tiriamo fuori e loro escono, quando non vogliamo più scheletri questo lo spingiamo e lì è tappato. Però non è che possiamo lasciarlo così allo sbaraglia, perché se no sti pori cagnolini vengono targettati male da tutti i peggio scheletri del mondo. Quindi noi li dobbiamo fare una cosettina simpatica con il vetro. A questa maniera ci rimane qua sotto solamente un spazio vuoto e praticamente gli scheletri non possono targettare i cani. Ora non ci rimane altro da fare che come dire, attivare la farm. Di conseguenza dobbiamo entrare, chiudere qua. Dicevo, molto velocemente cerchiamo di evitare di morirci male e eccolo. Allora, te
vediti, non rompe troppo l'anima e vai giù, vai giù, vai giù. E ora mi targhetta male. Quanti siete? Vai via, vai via, vai via. Allora, eh? C'ho qualche freccia addosso. E in qualche modo ce l'abbiamo fatta. Ora, in teoria, loro arrivano tutti bellamente qui e noi attiviamo i cani e i cani fanno tutto lo sporco lavoro. A regola non dovrebbero riuscire. Ah sì, invece. Oh caspita. Perché il vetro li fa vedere. Ok. Quindi il vetro non va bene. Il vetro non va bene. O meglio, probabilmente non vanno bene i pannelli. Però a noi sinceramente ce ne importa una ricca. E ci mettiamo questa qua. E vabbè, fatto sta che molto semplicemente gli scheletri arrivano qua, cadono, i cani li killano e a noi ci arriva exp e drop, perché giustamente i cani, essendo temati da noi, le loro kill funzionano come se fossimo stati noi a farle. Può funzionare tranquillamente AFK. Ora guarderò un attimino off camera di sistemare un po' sto fatto che dei cani che prendono dei colpi, perché non mi piace, però dovrebbe essere una cosa abbastanza semplice da sistemare. Fatto sta che comunque il sistema funziona. A questa maniera noi blocchiamo l'arrivo dei mob, mettiamo seduti i cani e siamo a posto e tranquilli. Detto questo, ragazzacci, direi che per oggi ci possiamo salutare qui. Ovviamente off camera sistemerò un attimino la stanza, perché così non si può vedere mai nella vita. E ultimerò le catacombe. Quindi, se vi è piaciuto il video, invito tutti quanti a lasciare un like, un commento, fatemi sapere la vostra. E ovviamente a condividerlo su tutti quanti i vostri social, di cui tra l'altro trovatemi in descrizione. Se non l'aveste ancora fatto, iscrivetevi al canale, dal un abbraccio, un salutone e un abbraccio. E alla prossima, gente. Ciao ciao!